Lazzi, cosa ne pensa di quello che sta succedendo con il Movimento 5 Stelle e Salvini per quanto riguarda la 18? Beh, è normale, hanno pensato al loro posto di lavoro, così hanno salvato il posto di lavoro. Mi hanno accusato a me nel 2010 che io ho salvato il governo Berlusconi per salvarmi il mio posto di lavoro, adesso l'hanno fatto anche loro la stessa cosa. In un altro modo, ma il significato è quello, perché le poltrone piace a tutti. Senta, per quanto riguarda invece la famiglia di Renzi? Ma quello io non posso condannare, perché sono disgrazie, cose che succede, e il figlio Matteo Renzi non c'entra proprio niente, è inutile che si accaniscono contro il figlio, perché il figlio non c'entra niente. Quello che ha fatto i genitori, ci sono tanti altri che è successo anche negli altri partiti che magari avevano operaio in nero, però si è bloccato tutto e nessuno ha detto niente, invece di questo se ne parla ancora. Quali sono le differenze fra i due casi? È questo che vorrei, è una bella domanda, questo che vorrei capire anch'io, come mai su questo si ritorna sempre e sugli altri sono passati al dimenticatoio? Come mai? Si aspettava comunque questo cambio di rotta dei 5 Stelle? Ma io non me lo sarei mai aspettato, perché loro come statuto avevano tutte queste regole ferreo, che sono regole che agli italiani gli piacevano, difatti per quello hanno avuto tanti consensi, anche in Abruzzo, nel mio Abruzzo ormai hanno preso solo il 50% in un anno, hanno perso il 50%. Perché purtroppo è difficile mantenere le promesse che hanno promesso, e le promesse quando non lo mantengono, gli italiani non si fa fregare due volte, ed è giusto così. Loro hanno una politica sbagliata, quello di promettere la luna, ma la luna non ci puoi arrivare se non sei un razzo.